Questo è un segno di grande azione creativa. L'individuo Ariete ha bisogno di agire e di organizzare. È originale e rifiuta di venire organizzato o dominato da altri. Può essere egoista, è coraggioso e apprende rapidamente. Ama dirigere una situazione difficile e dà buona iniziativa, anche se preferisce non portare a termine i suoi progetti. Ha la costante necessità di nuovi traguardi e di nuove idee. Benché assuma un aspetto coraggioso, questo può essere una copertura, in quanto può vacillare facilmente. L'Ariete generalmente gode di buona salute, ma anche se è dotato di grande energia, è incline a soffrire per i propri entusiasmi ed eccessi. L'Ariete classico sarà sempre in moto, coraggioso, impulsivo fino alla temerarietà, perché convinto delle proprie ragioni, scarsamente diplomatico, ma senz'altro spontaneo, fino al punto di concludere anche in perdita i propri rapporti, spesso senza tenere in alcun conto le conseguenze delle sue azioni e delle proprie parole, ed altrettanto sovente in grado di ricadere negli stessi errori già commessi, ma sempre pronto a riprendersi e a rialzarsi. Ha un'enorme capacità creativa, spesso accompagnata da un bisogno di primeggiare e di arrivare. Pur non essendo riflessivo né costante, tende ad agire continuamente, quasi fino a logorarsi per questo suo troppo lavoro, per i troppi progetti, magari anche per le frustrazioni che comporta l'impossibilità di realizzarsi. Thank you.
L'Ariete, tuttavia, ha in sé una forza che possiamo definire misteriosa. Cade e ricade, ma sempre si rialza. Ritorna in piedi e riprende il suo moto quasi affannoso. Il carattere dell'Ariete può anche essere violento e costellato di impennate, ma generalmente è leale ed incapace di rancori prolungati. Tuttavia, come già accennato, l'Ariete è un pessimo diplomatico. Dall'animale che caratterizza il suo simbolo, ha preso l'abitudine di attaccare frontalmente l'ostacolo, senza poterlo o volerlo mai aggirare. Solitamente detesta la menzogna e rifiuta la bugia. Ma quando vi ricorre, sa porgerla con il volto e l'aspetto della più cristallina verità. Normalmente non ammette ipocrisie di sorta. Gli manca la mezza misura. Nei confronti del denaro, sa essere tanto prodigo o altrettanto avaro. L'Ariete è coraggioso, ma anche fin troppo orgoglioso. Vuole essere il migliore, spesso più per amore dell'azione in se stessa che non per il desiderio cosciente del risultato finale. In amore, l'Ariete può essere fedele, ma si stanca dei rapporti mediocri, che per lui diventano estremamente instabili. L'amore più importante per un Ariete è la libertà. La loro infanzia è spesso travagliata e difficile, ma negli studi hanno di solito grande capacità di rendimento. Per crescere bene, hanno bisogno di severa disciplina, di attenzione costante, ma illuminata, di grande amore ed affetto continuo.